Ciao ragazzi, questi sono i Baby Bell, i formaggini famosissimi che li conoscerete sicuramente, soprattutto se avete dei figli, perché diventano matti per sti cavolo di formaggini che costano come l'oro. Ce n'è 5 nel sacchettino, più o meno di formaggio, con 5 formaggini, 100 grammi di formaggio. E niente, a forza di vederli girare avanti e indietro in casa, che li compriamo settimanalmente, ho detto, visto che costano anche abbastanza, penso che 5 di questi costino 2-3 euro, perché non fare sfruttare, diciamo, anche l'involucro? Ho detto, magari riesco a tirarci fuori qualche esca per il fuoco. Ovviamente ci vuole una mente malata per arrivare a pensare a ste robe. Il rivestimento che hanno attorno è di cera, ho letto, è una cera paraffina misto cera microcristallina, biodegradabile addirittura, dicono, non ci credo tanto, però biodegradabile. E è comodo da portare in giro anche nello zaino, nel senso, quando io vado in giro con la famiglia me lo porto dietro, i bambini, per boschi, il formaggio dentro rimane cioè un po' si ammorbidisce, ma non è che si squaglia, perché appunto c'è questa protezione data dalla cera. Per aprirlo c'è questa linguettina di nylon, di plastica. Si apre in due, si taglia in due. Questo lo facciamo sparire con un abile gesto di prestigio. Poi prendo un po' di cotone, normalissimo cotone idrofilo, non tanto, giusto, diciamo, da riempire una metà. Con l'altra metà lo sovrappongo, in modo da riuscire a chiuderlo. Comprimo bene, creo tipo un bozzo, in questo modo non ha buchi, non ha fessure, e anche se dovesse bagnarsi o quello che è, rimane comunque utilizzabile l'esca. Il cotone dentro rimarrà comunque asciutto e senza umidità, ecco, una cosa del genere. Ecco, adesso andiamo a fare un test di accensione di quanto dura l'esca. Lo si apre in modo da tirare fuori un po' il cotone, magari lo si sfilaccia un po' in questo modo. Ok, adesso proviamo a accendere. Adesso uso un acerino, ma si può accendere tranquillamente con un fiammifero, l'accendino, quello che è, che il cotone prende subito. Partiamo col timer. Lo piego un attimo per dar modo la cera di iniziare a squagliarsi. Vediamo un po' quanto dura. Siamo attorno a 2 minuti, abbiamo ancora una bella fiamma. Fa ancora una bella fiamma. Una bella fiamma viva, bella potente, un fumazzo del 32. Siamo a 7 minuti, cioè va ancora. Non ho lasciato scorrere il video perché sennò veramente, cioè, 7 minuti di un fuoco fatuo, cioè, non passava più. Comunque dura veramente un casino, forse proprio il tipo di cera, non so. Dura veramente tanto, anche perché il cotone dentro è veramente poco e fa solo proprio da stoppino,
tipo una candela, e quello fa da stoppino. Dimenticavo che si può usare anche il galbanino, ha la stessa cera che lo ricopre, solo che è di colore trasparente, col formaggio un po' più lungo, così tondo. Quello però si taglia a fette, quindi è un po' più scomodo da creare proprio l'esca, perché o fai la fetta larga e poi riesci a chiudere il cotone. Questi sono proprio comodi perché tu li dividi a metà e hai già tutto il lavoro fatto. E soprattutto io li vedo girare in casa tutte le settimane, avanti e indietro, adesso aspetta un po' che proviamo di usare la cera che hanno attorno. Ho provato e ho visto che vanno benissimo, c'è proprio figata assurda. 8 minuti e si sta per spegnere. Quindi 448, una bella esca che qui rimane praticamente niente. Sì, è rimasto un po' di cotone carbonizzato e basta. 9 minuti e in 2 secondi si fa. Grazie a tutti comunque per aver visto il video. Magari se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete seguire la pubblicazione degli altri video. Ciao a tutti!